Metti che è la Juve che ha vinto lo scudetto. La Juve quante partite ha perso il campionato? La Juve ha perso in campionato, te lo dico subito, la Juve ha perso 3 partite. La Roma l'ha perse 5, Partite totale eh? la Sì, Juve sì. in Eh campionato. sì. Metti 4 partite. Quanti punti di distacco ci sono dalla Juve alla Roma? Sono 16 punti. 16 punti. Allora mettiamo che ne abbia perse altre 6 partite totali, togliamo alla Juve 9 punti e mettiamo che l'abbia perse queste 6 partite, tutte andate e ritorno con Roma, Lazio e Napoli. Il tuo ragionamento non fila, cioè se perdi con quelle che stanno sopra di te, devi stare per forza sotto, no? Certo, ma questo pure è vero, questo pure è vero, questo pure è vero, questo pure è vero. Senti un attimo, per chiudere, mi dici realmente se poi, visto quello che sta accadendo, questa chiusura di campionato italiano, insomma con l'Inter che praticamente è fuori ormai dall'Europa con l'ennesima sconfitta che ha subito sabato a casa del Genova. Insomma, la Juventus va vinca o non vinca la Coppa dei Campioni con gli acquisti che sta facendo, Dybala, si parla di Khedira che arriverebbe a parametro zero perché è in scadenza di contratto e non ha rinnovato con Real Madrid, si parla di un attaccante anche qui forte d'area di rigore come potrebbe essere Cavani. Cioè, questi diciamo, acquisti che potrebbe fare. Potrebbero portare veramente la Juventus a dominare un po' come fa, non so, il Bayern Monaco che vince il campionato già a metà stagione. Ma è tutto un fatto, io fin quando, secondo me, fin quando non si cambia la mentalità in Italia, la Juve può acquistare tutti i campioni, però se non c'è una mentalità come ce l'hanno in Europa, dove tu prendi il campione anche di 40 anni e ti fa un ottimo campionato perché è professionista, è professionale. Metti il ragazzino di 17 anni lo fai giocare senza paura, senza timore e fai giocare il ragazzino di qualità. Invece in Italia metti il ragazzino, lo devi far esordire perché così è arrivato hanno un tot di minuti, gli si rinnova il contratto. Oppure lo fai esordire perché poi l'anno prossimo lo speri di venderlo in Serie B. Quindi di fare esperienza, è tutta una questione di mentalità, quindi può acquistare tutti i grandi campioni, però deve cambiare la mentalità. Cioè, quando li metti insieme tutti questi grandi campioni, poi li devi saper gestire. Poi una cosa io dico, ma con 30, quando l'ha pagato di Dybala, 30 milioni? Più o meno sì. Ma io non mi spiego perché ogni anno i vari Zamparini, Pozzo, beccano questi sconosciuti da questi campionati e poi dopo un anno o due in Serie A li stravendono. Cioè, non potrebbero fare lo stesso ragionamento delle grandi squadre come Inter, Juve, Milan. Che ti devo dire? Cioè, io. Questa è una bella. Hai fatto una bella domanda, è vero quello che dici. Perché non potrebbero farlo? Cioè, l'anno prossimo Zamparini prende un altro sudamericano e sarà un altro Dybala. Cioè abbiamo l'esempio di Iličić che l'ha venduto poi alla Fiorentina, di Cavani, cioè Pozzo ha venduto tanti di quei giocatori presi da squadre sconosciute. Cioè, io non lo so, in queste grandi squadre, Inter, Milan, Juve, pure Lazio, Roma. Cioè, gli osservatori dove sono? Oppure o non c'hanno osservatori buoni, oppure ce l'hanno solo il Palermo e l'Udinese. Vero, Ma io vero, vero, dico perfettamente. che Dybala o si perde come fanno tutti questi che dalle piccole squadre alle grandi squadre vanno e allora sono arrivati, è una questione mentale. O si perde o si riconferma. Due sole, due so, cioè si riconferma, diventa un campione.
perché il problema è che quando vai da una di queste, diciamo, piccole squadre, quando arrivi a Palermo che ti devi salvare, devi fare, ti devi salvare, allora fai pure 30 gol, li fai 30 gol perché ti vuoi salvare. Una volta che c'hai un contratto milionario, una volta che giochi nella Juve, dici, vabbè, c'è il culo assicurato, altri 5 anni, male che va, dalla Juve mi venderanno una squadra di metà classifica, ma ormai sono arrivato, gioco per divertirmi. A meno che Dybala non c'ha ambizioni grandi e vuole andare al Mondiale, vuole andare al Barcellona e al Madrid, che sono squadre ancora più grandi della Juve. Sono È un po' d'accordo. il discorso che l'Inter della Champions di Mourinho non si è riconfermato, perché c'erano giocatori che mentalmente erano arrivati, quindi ti culli. Sì. No, infatti è proprio quello il problema. Senti, per l'ultima cosa, stavo girando un po' sui siti, no? Volevo sapere da te, ma tu conosci Darmian, no? Il terzino della Del Torino, nazionale, ecco. sì. Ma tu come lo vedresti come terzino destro del Barça? Ma io credo che il Barça, secondo me, nei suoi giovanili c'è giocatori che possono, o già sono come Darmian, ancora meglio, oppure li riesce a trovare, non comprando un giocatore che ormai, quanti anni ha Darmian? È giovane, 25. 25. Un giocatore più giovane troverebbe, secondo me, un po' più forte da bassa. Vedrei al massimo più quello là che ha fatto l'Eurogol con la Juve del Torino, Pires, come si chiama? Perez da bassa. È un tipo alla Maicon. Quindi tu preferiresti uno come dei pezzi che uno come, perché ovviamente Dani Alves potrebbe andare via, che rinnova il contratto, e quindi si cerca un terzino destro, si fa anche il nome di Darmian. Va Ma secondo bene, me è l'ultima è delle l'ultima ipotesi, delle dai. scelte, l'ultima delle scelte. È proprio rovinato il basket se va a pescare Torino, dai. C'hai ragione. Cioè, chissà invece che non è invece Alex Vidal, che è uno spagnolo sempre della stessa età, che gioca a Siviglia e che è il giocatore che ha fatto 2 gol alla Fiorentina nella partita di andata a Siviglia. Gioca a terzino destro, lo sa fare Ma anche. io l'unico giocatore della Fiorentina che vedrei al Barça è Sala, quello là, Sala, come No, si chiama? sì, no, no, Salah, certo, anche se però il Barcellona non ha bisogno, secondo me, di giocatori come Salah. Però dicevo, Alex Vidal gioca nel Siviglia, che ha fatto 2 gol alla Fiorentina in semifinale. Va bene, mezzanotte, grazie. Ci sentiamo io Grazie. venerdì. Ok, grazie. Grazie a tutti, buona serata. Ciao. Bene, andiamo di corsa. Puntatona lunga. Insomma, abbiamo. Vabbè, è inutile dare i risultati, li conoscete, si è chiuso. Oggi sono stati dei verdetti che comunque dobbiamo dare, assolutamente dobbiamo dare dei verdetti, perché si sono conclusi dei campionati. Partiamo dalla Liga di Spagna: il Barça ha già vinto il titolo, l'Atletico Madrid è arrivato terzo a 78 punti perché ha pareggiato 0-0 a Granada. Il Valencia all'ultimo è riuscito a strappare il posto in Champions League perché ha battuto l'Almeria 3-2. Fuori casa il Siviglia di un punto sotto è andato a vincere a Malaga 3-2. Però il Siviglia, ricordiamo che se riesce a battere dicevamo il se riesce a battere il Dnipro in finale di Europa League, sicuramente andrà e no, va in Champions League. Il Valencia già era sicuro di arrivare. Il Club Bilbao ha vinto a casa 4-0 sul Villarreal e quindi arriva settimo. Importante questa cosa perché
ripeto, se l'Athletic Club Bilbao è in finale di Coppa del Re sabato alle ore 21, canale DJ, canale 9 del DJ Terrestre per chi la vuole in Italia. Football Club Barcellona, Athletic Club Bilbao, vince il Barça come tutti noi e io in primis mi auguro, e l'Athletic Club va in Europa League perché arriva settimo. Poi giù retrocedono l'Eibar, la squadra che era venuta alla sorpresa dell'anno scorso, che anche se batte 3-0 il fanino di coda a Cordoba, non si salva per la differenza, per la classifica avulsa, perché anche il Granada, che pareggia a casa con l'Atletico Madrid 0-0, e il Deportivo La Coruña, che pareggia al Camp Nou nella festa del Barça 2-2, vanno a 35, quindi sì, quindi retrocedono. Eibar, Almeria, l'Almeria perde a casa 3-2 sul Valencia. Verdetto invece della Ligan. Quali sono i verdetti della Ligan? I verdetti della Ligan ci dicono che il Paris Saint-Germain già aveva vinto anche il campionato, il Lione già era sicuro del era già sicuro del terzo posto. Il Monaco arriva invece terzo, perché vince a Lorient 1-0, a 69 punti si ferma il Marsiglia, no, va anche il Marsiglia che arriva quarto e insieme a il Saint-Étienne quinto a 69, e quindi Bordeaux ferma a 63 al sesto posto. Che succede? Succede questo, succede che in retrocedono e Evian a 37 punti perché perde a Caen, e poi vabbè l'altro è già successo. Verdetti anche per la Bundesliga, è importante, importante, perché c'è un verdetto, ci sono verdetti: Bayern Monaco già ha vinto il titolo, Wolfsburg già era secondo, Mönchengladbach era terzo, Leverkusen è quarto per la Champions League. Vanno in Europa League l'Augsburg a 49 perché vince 3-1 a Mönchengladbach. Va lo Schalke, anche se perde ad Amburgo 2-0, il Dortmund però non riesce ad arrivarlo, anche se vince 3-2 sul Werder Bremen. Dortmund che però fa la finale, arriva settimo, importante per il discorso che ho fatto prima sulla Liga, e poi sta in finale di Coppa di Germania. Per la retrocessione retrocede l'Amburgo, che anche se batte lo Schalke arriva a 35 a pari merito con l'Erta, che perde a Hoffenheim, però per gli scontri diretti passa la squadra, si salva la squadra di Berlino. Quindi l'Amburgo, grande decaduta, va in Serie B. Il Friburgo invece perde 2-1 a 9 e non si salva, si ferma a 34. Passiamo alla Premier League, che ha giocato domenica. La Premier ci dice che il Chelsea già ha vinto il titolo, che Manchester City già era sicuro del secondo posto, che l'Arsenal era sicuro più o meno del terzo, ha vinto 4-1 a casa con West Bromwich Albion, e poi il United si ferma a Hull City 0-0 e quindi si ferma a 70. Per l'Europa League vince il Tottenham a casa dell'Everton e arriva in Europa League a 64 punti. Perde il Liverpool incredibilmente 6-1 a Stoke, ma perde anche il Southampton 2-0 a casa del Manchester City, quindi il Liverpool arriva sesto e va in Europa League. Attenzione per quanto riguarda il settimo posto, perché la finale di Coppa d'Inghilterra, che si giocherà sabato pomeriggio, quindi prima vi vedete la finale di Coppa d'Inghilterra, poi vi vedete la finale di Coppa del Re e tifa del Barça, la finale che è Arsenal-Aston Villa. Se vince l'Arsenal e il Southampton andrà in Europa League, se vince l'Aston Villa invece ci va l'Aston Villa. Andiamo un po' a vedere, eccolo. E per la retrocessione paura tanta per il Newcastle, che però vince 2-0
a casa con il West Ham e quindi si salva a 39 punti. Il Sunderland mentre già era salvo si ferma a 38, l'Aston Villa anche se perde a casa col Burnley sta a 38, a 35 l'Hull City non va oltre il pareggio a casa con lo